Quest'anno l'abbiamo chiamato appunto Novecento perché vogliamo raccontare questo secolo importante e pieno di curiosità. Innanzitutto siete accolti voi del pubblico qui presente in uno studio bellissimo creato da Gaetano Castelli, un salotto veramente molto bene, molto bello. Allora, incominciamo a raccontare questo Novecento. Sapeste quante cose curiose, interessanti, quanti personaggi, quanti fatti che sono stampati nella nostra memoria, ma che spesso non ricordiamo, e non ricordiamo soprattutto per come si sono svolti, hanno animato appunto il Novecento, e noi proveremo a raccontarli con tanti spezzoni delle teleteche, ma soprattutto con tanti personaggi che verranno a trovarci. Abbiamo quattro concorrenti che fanno da cavia, cioè per stimolare un po' lo spettacolo con le domande, e io vi presento due nuovi acquisti di Rai 3. Un mio caro amico, una mia cara amica, c'è Giancarlo Magalli e Daniela Poggi. Buonasera. 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 Dunque, Daniela Poggi è una collega perché hai debuttato... No, con chi l'ha vista hai avuto un successo spettacoloso, veramente, sì, è andata sì, benissimo. Sono molto felice, ma soprattutto grazie a loro che ci hanno seguiti in tantissimi, quindi che dire, ero molto emozionata, lo sono anche adesso, ma domani sera lo sarò ancora di più perché è la seconda puntata e quindi se martedì scorso... Cercate il direttore del TG1, mi hanno detto. Ecco, è partito. No, perché ancora pare che non si è trovato. Dai una mano. Lo troveranno, lo troveranno. Oh, questo signore che è un mio carissimo amico, pelo, ma sì, non il viso. Giancarlo Magalli, conduce giorno dopo giorno il pomeriggio nella fascia pomeridiana. Me l'ha mollata a me! Sì. Allora, e partirà da metà ottobre, è da giusto. Dalla metà. Allora, ben arrivato Giancarlo Magalli. Grazie. No, stai qua. E adesso gli altri due concorrenti. Beh, lei è tornata a casa da poco, ha debuttato proprio oggi, e l'altro è un attore che ha fatto di tutto. Non ne partecipa spesso come ospite nei programmi. È un fatto eccezionale, veramente. Antonella Clerici e Riccardo Garrone. Mi fa veramente piacere averti. Tu hai debuttato oggi, ho detto, dopo un'escursione in altri ambienti. Quando sei tornata, e oggi con che cosa? Con la prova del cuoco, proprio alle 11.40 questa mattina. Riccardo, tu non partecipi spesso come ospite dei programmi, no. È un fatto eccezionale, sì, questo. Sì, è vero. Quanti film hai fatto nella 200. Tua vita? Quanto? 200. 200 film. Lo dice piano piano perché dice... 200. Che non si sappia in giro. E hai lavorato con i più grandi del cinema italiano, con tutti quanti. Sì, come attori sì, come registi non tutti, alcuni mi sono sfuggiti. Sfuggiti, perché non avevi tempo. Allora, dunque, si stanno abbassando le luci per creare una certa atmosfera, probabilmente, oppure perché è mancata qualcosa. Dunque, c'è un gioco che vi riguarda, siamo in... è tornata la luce. Qualcuno avrebbe detto il bello della diretta. Allora, c'è un gioco che vi riguarda, amici telespettatori, per lucidare la vostra memoria. Adesso vi faccio vedere una celeberrima, una delle tante belle copertine della Domenica del Corriere. Dunque, la copertina disegnata da Walter Molino, guardatela qui. Allora, il numero nostro è 0769-73932. Guardatela attentamente, che cosa sta facendo questa famiglia? Papà, mamma, più piccolo e distratto, c'è la bambina... Stanno lavorando su che cosa? Per quale ragione Molino fece questa copertina? Qual era l'avvenimento importante per il quale Walter Molino sulla Domenica del Corriere appunto realizzò questa copertina? Telefonate allo 0769, ripetetevi ancora una volta il numero perché se n'è andato, 73932, vi offriamo a chi indovinerà un weekend per due persone a Parigi. Va bene, questa è l'offerta nostra. Che anno è? Non si può dire. La famiglia era riunita per un avvenimento, poi dopo spiegherò semmai. Intanto la sigla. Nella prima parte della sigla noterete delle immagini che praticamente sono una suggestione dei fatti, dei personaggi che saranno protagonisti di questa serata. Sigla.
tempo, scorre il tempo, passa e va. Ma un bel ricordo no, non può morire. Rimane vivo in fondo al cuore, senza età. Quando lo cercherai, ritornerà. I 900 del maestro del 2000, che è Pippo Caruso, che ha scritto appunto questa sigla. Grazie. E questa giovane cantante, che è Maria Corso. Io vorrei, cara Maria, offrirti questa fascia da Miss, questa grazie, fascia dunque del 1967, ma non posso, perché devo raccontare un po' di storia. A chi appartiene questa fascia di Miss Eleganza 1967? A una bellissima donna, a una bellissima concorrente che partecipò appunto a Miss Italia e che non vinse purtroppo il titolo di Miss Italia per una ragione che più tardi vi spiegherò. Dovette accontentarsi appunto del titolo di Miss Eleganza. Era allora una ventenne di Parma, molto bella, molto appariscente, e aveva questi occhi che fecero epoca, che ammaliarono tanti uomini, occhi ripresi da tanti fotografi. Ma vediamola per intero questa bellissima creatura parmigiana. Ancora un momento e apparirà nella sua bellezza, ecco, Tamara Barone. Tamara Barone. Tamara Barone, che scandalizzò per una sua vicenda personale. Allora c'era molto perbenismo, quindi non è che il fatto era così clamoroso. Comunque scandalizzò, i giornali si occuparono per mesi e mesi delle vicende private di questa bella ragazza che appunto partecipò al titolo di Miss Italia non vincendolo. Voi, Riccardo, ricordi qualcosa tu di Tamara Barone? Quello che si vede. Bene. Tu che sei una giornalista, Antonella. Bellissimo, me la ricordo come una donna conturbante. Si iniziò allora a parlare della provincia con appunto tutti i suoi segreti. Ma poi sai, c'era Parma, la città Parma. Di Parma, l'Emilia, ricca di pettegolezzi, godereccia. Ancora oggi. Anche oggi. Daniela? No, io devo dire che... Non ti dico. No, perché io ero in collegio a studiare, quindi onestamente... Ti toglievano alcuni giornali, non ti facevano vedere. No, studiavo lingue, dovevo portare avanti il mio diploma, quindi... Sono sicuro che Giancarlo se la ricorda. Io me la ricordo perché ho studiato. Sì. No, mi ricordo di questa relazione che lei ebbe con un industriale di Parma, un industriale che era anche molto conosciuto, quindi fece scalpore. Però mi ricordo che ci fu anche un'implicazione noir, per così dire. Sì, ma adesso la spiegheremo tutta questa storia. Poi questa cosa prese un risvolto drammatico. Che poi non c'era motivo che prendesse. Che poi si rivelò infondato, però ci fu un risvolto preoccupante. Dunque, allora, Tamara Barone, giovanissima, sposò un medico. Adesso facciamo vedere la foto del matrimonio. Sposò un medico e per questa ragione non poté essere eletta Miss Italia, perché una volta le donne sposate non potevano partecipare a Miss Italia. Oggi invece si è aggiornato il regolamento, anche le nonne possono partecipare liberamente, non succede niente, non è. E come diceva Giancarlo, scoppiò dopo questa relazione questo industriale di Parma che si chiamava Luigi Bormioli e che adesso faremo vedere. Luigi Bormioli, detto affettuosamente Bubi, ecco Bubi Bormioli appunto e Tamara Barone. E Bubi era sposato, Luigi Bormioli, quindi con una nobildonna, la quale insomma reagì moltissimo, addirittura denunciò Tamara, che fu per un po' arrestata, un tentato omicidio, era l'imputazione, estorsione, truffa, insomma poi non c'era niente, fu scagionata dopo pochissimi giorni, ma dovette recarsi in tribunale come era dovere. E sulle mura della città di Parma, quando Bormioli, detto Bubi, fu protagonista di questo scandalo, i parmigiani, Spirito, scrissero Bubi, non tamareggiare. Va bene.
dopo questo scandaletto, così di provincia, ma molto seguito dalla stampa, Tamara Baroni si dà allo spettacolo. Il passaggio era inevitabile, data la bellezza appunto del soggetto. Vediamo. Uno spettacolo ben diverso lo offre Tamara Baroni, che qui vediamo inaugurare, complice un gruppo di pittori, una nuova attività artistica, la modella. Della turbolenta figlia di Parma tutto si può dire, tranne che mantenga i segreti personali, dei quali non è per niente gelosa. Reduce dalla terza tournée teatrale su e giù per l'Italia, Tamara è decisa a dimostrare al suo pubblico che le sue doti sono soprattutto artistiche, con la maiuscola. Per questo, ci ha rivelato fra un ritratto e l'altro, ha deciso di rinviare il matrimonio col maestro d'orchestra Hiller Pattacini e di dedicarsi interamente allo spettacolo. Ammiriamola dunque in alcune inquadrature il cui fine è di presentare le sue qualità espressive. Dopodiché passiamo decisamente ai primissimi piani. Di Tamara Baroni sono state dette tantissime cose, non sempre gentili. Tuttavia c'è in questa ragazza, diventata subito donna, qualcosa che taglia il filo di molte cattiverie. Se un volto è disarmato, anche le armi della malizia diventano inutili. Beh, gli inizi sono buoni, c'è che dire, eh? Si parte bene. Allora, si sono perse le tracce di Tamara Baroni, i nostri autori, i nostri collaboratori l'hanno cercata, eccetera, ma dove sta Tamara Baroni? Vive benissimo, sta benissimo, è felicissima, ma dove? Dove sta? Vediamo, sentite questa musica? Brasile, musica brasiliana, vedete la carta geografica, siamo arrivati a Natal, esattamente in Brasile, ed è a nord di Rio de Janeiro. Noi, con i nostri potenti mezzi di questa Rai 3, abbiamo in collegamento da Natal Tamara Baroni. Buonasera Tamara. Buonasera Pippo. Innanzitutto vedo che sta benissimo ed in un ambiente favoloso. Natale è una città molto molto bella e splendida, con le sue dune, il suo mare e la sua gente. Ed è di fronte all'Atlantico, 4 gradi sotto l'equatore. Che temperatura c'è adesso lì? 34 gradi. E che ora è? Sono le 3:30. Come mai lei ha scelto Natale? Come è andata? Perché? Beh, ho scelto il Brasile perché, come dice una canzone di Chico Buarque, è esattamente, non esiste peccato sotto il lato dell'equatore. Ho capito. Senta, è un ambiente vicino al mare, mi pare. Penso che il nostro Bertolotti abbia anche ripreso. Mare. Sul mare. Spiaggia sul mare. Ovviamente incontaminata. Incontaminate, bianchissime. Sono lagune di acqua dolce vicinissime al mare, separate da dune bianche. Senta, e che cosa fa lei a Natal, Tamara? Beh, io sono sposata, ho 3 figli, adolescenti. Sì. E curo molto la famiglia, scrivo. Avevo cominciato a scrivere delle poesie anche in Italia. Ma era stata un'esperienza così, comunque un libro buono, si chiamava Sotto identiche cose. Poi avevo fatto parte del gruppo di Alfabeta in Italia. Dopo di questo ho fatto 2 anni fa il mio primo libro in portoghese. Sono poesie ancora, il titolo è Constellation Mulher. Lei quanti figli ha, Tamara? 4. 4 figli, dunque... Io vorrei cedere la parola un momento ai nostri ospiti. Daniela, vuoi fare una domanda? Tu che eri in collegio e non sapevi niente della storia di Tamara. Ma intanto complimenti, perché è una donna bellissima. E tra l'altro mi farebbe molto piacere venire a Natale a trovarla, perché mi sembra che il luogo sia straordinariamente bello. E poi, non lo so, mi chiedo così, visto che ha avuto un passato abbastanza importante, se ai suoi figli ha raccontato qualcosa riguardo il suo passato. Sicuramente, perché io non penso che sia un passato importante, per esempio, una storia d'amore come tante altre. Penso che sia stato molto rumore per nulla, penso che sia stata una cosa tipo cappa e spada, esagerata, mongolfiere girando. Cherubini tirando frecce, cioè era estremamente ridicolo, e io avevo 20 anni. Adesso, chiaro che ho raccontato,
anche gli altri matrimoni sono stati in qualche maniera, però mi spiace solo che l'Italia, diciamo la stampa italiana, abbia sempre scordato le altre cose che ho fatto positive. Per esempio, a parte che non rinnego neanche la mia storia con Bormioli. Ma è stata una storia, trovo... comunque, Tamara, è stata una storia, una passione d'amore vera, insomma, autentica, forte. Ma io avevo 19 anni, non so se si possa dire che era una passione forte. Il fatto, io ho un buon ricordo. Io penso che la stampa italiana ha fatto male sia a me che a lui e continuamente fa male, perché in fondo penso che abbia fatto altre cose a parte il fatto di aver avuto una relazione con me. Giancarlo Magalli vuol fare qualche fatto. Domanda? Giancarlo. Sì, intanto buonasera, per lei buongiorno, signor Baroni. Fra l'altro sa che le sue poesie arrivano anche in Italia, perché uno dei giornali sui quali lei scrive, che è il Giornale di Poesia mi pare, è anche su internet, quindi le sue poesie sono anche in internet. Io ne ho letta una che non ho capito perché era in brasiliano, che si chiamava Carmen, mi pare. Carmen, ha scritto Carmen, sì. Lei? Sì. Però è comunque complimenti, riuscire a scrivere poesia in brasiliano per una non di madrelingua è sicuramente un successo. Io le volevo chiedere una cosa, lei ha fatto tanti anni fa delle cose che oggi susciterebbero molte meno sensazioni. Lei le ha fatte però in anni in cui tutte quelle cose suscitavano molto scalpore, una relazione di cui oggi si parlerebbe molto meno. Anche lo spettacolo, ecco, lei fece degli spettacoli in cui in anni in cui in televisione le ballerine portavano ancora le mutandone, lei si spogliava. Che tipo di reazioni ci furono a questo tipo di cose che oggi nessuno nota più, ma che allora insomma erano abbastanza nuove? La reazione la sanno tutti, cioè i teatri erano pieni, però anche quando ho cercato di fare teatro serio, tipo Zoo di vetro, Le mani sporche, interpretando Tennessee Williams, interpretando Sartre, sempre la stampa, dimostrando secondo me pochissima fantasia, collocava sempre le mie foto svestite accanto a questi personaggi che interpretavo. Cioè, non so, ho sempre detto che la stampa italiana si è comportata come uno squalo con un naufrago, che è vero. Io trovo che, per esempio, mi sento brasiliana perché i brasiliani non sono così provinciali. Sono appunto più aperti. Non sono così attaccati allo scandaletto, allo scoop pubblicitario. Cioè, un artista vale per quello che è. Quindi trovo assurdo. Me ne sono andata dall'Italia proprio per... Volevi fare una domanda? Sì, no, io a proposito della stampa che lei ha citato molto, no? E anche giustamente forse in certi casi. Però secondo lei la gente veniva a vedere in fondo i suoi spettacoli o veniva a vedere lei in quanto personaggio, in quanto incarnava una donna, insomma, quel tempo peccaminosa? Va bene. Io non credo che si potesse parlare di peccato semplicemente per una relazione. Trovo estremamente ridicolo questo. Penso che in qualche modo il pubblico ha quello che la stampa gli dà. Però trovo estremamente monotono, al di fuori proprio di violare completamente la privacy di una persona, continuare per anni e anni e anni ripetendo le stesse cose. Dunque, Riccardo? Sì, no, volevo sapere una cosa. Sono questi i motivi per cui ha lasciato lo spettacolo o ci sono altri motivi? I motivi per cui ho lasciato lo spettacolo sono questi. Era un momento anche dove andavo benissimo in teatro e persino De Filippo mi aveva chiesto di lavorare con lui, e Gassman e Vallone. Ma io non ne potevo proprio più, sinceramente, di essere, sì, forse sì, un oggetto per il pubblico. E allora questo ho lasciato lo spettacolo. Poi ho cominciato a scrivere poesie, però le poesie venivano rappresentate in teatro e il risultato era lo stesso. Dunque abbiamo parlato Dica. Sì, e allora ho deciso che basta con lo spettacolo e ho cercato delle altre soluzioni. Senta, lei ha qualche pentimento se dovesse fare una piccola storia della sua vita? C'è qualche pentimento, qualcosa che non rifarebbe più? No, assolutamente no, trovo stupido i pentimenti. Penso che sia molto più intelligente fare delle cose nuove, fare delle cose in cui una persona crede, non so, cambiare nel caso, ma pentimenti perché? Che cosa hanno insegnato gli uomini a lei dopo queste esperienze? Ah, io degli uomini devo dire tutto il bene possibile. L'unica cosa che posso dire è che sono un po' appiccicaticci, quando tu vorresti a volte liberartene non ci riesci. Ma anche sono stata femminista, diciamo, nel momento in cui le altre non erano femministe.
E poi ho smesso di esserla quando tutte lo sono diventate. Dunque io... E ho cominciato per... Dica. No, poi per esempio, quando nessuno più in Italia faceva figli, allora ho fatto 3 figli uno dietro l'altro. Ecco, a proposito di figli, io vorrei vedere la prima figlia, quella nata al primo matrimonio, se Maurizio Fusco ce li può far vedere sul nostro individual. E sono 2 foto bellissime, perché c'è la foto, ecco, mamma e figlia, sembrano che abbiano la stessa età. E poi abbiamo mamma e figlia, entrambe mamme, c'è un battesimo di Tamara con la sua bambina o bambino e la figlia con la bambina. Quindi in quel momento Tamara è mamma e nonna contemporaneamente. Io vorrei vederli questi figli, so che Bertolotti ha girato qualche cosa lì a Natale. L'ha costruita lei questa casa, Tamara? Sì, sì, qua non c'era assolutamente niente. Abbiamo dovuto fare un pozzo per avere l'acqua, la luce e tutto quanto. Abbiamo fatto questa casa, cresciuta con noi, con i nostri figli. E loro si trovano bene? Ah, i ragazzi si trovano divinamente, praticano molto sport, sono ragazzi che hanno, vivono qui all'aria aperta, vivono in una maniera, molto bella qua, hanno una scuola molto buona, frequentano le scuole qui e frequentano le scuole anche altrove. Ecco, Sara ha 15 anni, e i due ragazzi, uno 17 e l'altro 12. Fanno moltissimo, moltissimo sport e non mi danno il minimo problema. Sono molto uniti fra di loro. Come ha conosciuto l'ultimo suo marito? Ah, lo conosco da quasi 20 anni, è veramente molto tempo. Quindi è una relazione definitiva, no? Sicuramente sì. Oppure ecco, il cuore sempre... No, io penso che amore, infatti, sia una cosa molto più complicata di quello che si è detto prima, per esempio, rispetto ad altre persone. Penso che amore sia fatto di complicità, sesso, amicizia, stima, troppe cose per poterle avere o sentire quando si è molto, molto giovani. Insomma, lei adesso è serena e felice? Sicuramente sì, non sembra? Sì. Sì. Allora, la lasciamo alla sua... alla bellezza, alla pace, al ristoro di Natale, per godersi i suoi figli, per godersi questa natura. E anche la natura potrà godere di vedere lei, perché me lo lasci dire, sono passati, sì, qualche anno è passato da quando lei appena 18enne si sposò e poi a 20 anni partecipò a Miss Italia vincendo soltanto il titolo di Miss Eleganza perché è sposata, ma il tempo è passato, ma devo dire la beltà non è stata cancellata. Auguri Tamara. Grazie. Allora, nel 1970 ovviamente c'è la televisione, ma c'è anche la radio. Incominciamo a giocare, adesso vedi, incominciare a giocare, a rispondere. Ecco, Daniela, no, pulsanti niente. Allora, incomincio ad assegnare i primi 10 punti alla coppia Poggi. Magari, collega, mi raccomando, Allora, primi 10 punti. Nel 70 nasce alla radio. 70? Del 70 nasce alla radio un programma basato sulle telefonate degli ascoltatori, confidenze, dubbi, problemi. Qual è il titolo di questo programma? Chiamate Roma 3131. Bravo! Tu di... Bravo. Dice lei. Vediamo se è vero. Controlliamo, prego. Ero là. Ricordate? Ecco, ma fammela sentire un po' di più e vediamo un po' chi erano i...